Cari quaddisti, buongiorno. Eccoci con un nuovo video articolo tecnico, Triton Outback 400 4x4. Realizzazione, incremento, aspirazione dell'aria su questo mezzo per gli utenti che sbloccano il motore e quindi lo riportano alla sua potenza e ovviamente tagliano il filo del limitatore e di conseguenza questo mezzo può girare. Ovviamente per girare maggiormente ha bisogno di una quantità maggiore di aria. Quindi, al di là dello sblocco meccanico sul carburatore, eccetera, troverete sempre nella cartella Triton Access 400 4x4 il video articolo su come sbloccare il limitatore della centralina. Poi andiamo sulle cose serie. Allora, coperchio del filtro dell'aria, lo smontate spostando verso la parte posteriore queste due linguette, accedete al vano filtro, questo è il vano filtro, questa è la centralina della manopola riscaldata, questo è il collettore d'aspirazione. Liberate questo foro, in mezzo di serie avrà solo due fori, più un terzo chiuso. Avete già il foro segnato, quindi con un taglierino tagliate i bordi e vi si libera anche il terzo foro. A questo punto, con un semplice cacciavite, svitate questa fascetta. Credo, non penso sia di serie, credo che l'abbia sostituita io con una fascetta in inox, comunque con una vite a stella o con un cacciavite a stella o un cacciavite piatto, liberate il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria è composto di quattro parti, un'anima in gomma, plastica gommata, che ne determina anche la solidità della struttura, un fondello posteriore, un filtro dell'aria vero e proprio e una calza esterna, sempre di questo colore nero, per cui difficilmente la riconoscete, ma troverete una seconda calza sul filtro dell'aria del Tritonaccio. Questo è il filtro dell'aria originale, che è comunque già un buon prodotto in spugna. Ovviamente, avendo anche cambiato la marmitta, dobbiamo incrementare la portata dell'aria. Incrementando la portata dell'aria, apriamo il terzo foro e ovviamente sostituiamo il filtro dell'aria con uno di maggiore capacità, perché come vedete c'è un buco, mentre nel filtro dell'aria della Dual Blue la parte posteriore è anche lei parte filtrante. Si può mettere una rondellina più grande per fare in modo che il filtro venga compresso verso la parte iniziale del supporto filtro. Quindi aumentate, avete un incremento che riguarda di aria, di portata d'aria, che riguarda l'assenza di questa culatta e comunque il filtro è di per sé un po' più grande e di una spugna qualitativamente enormemente superiore rispetto ovviamente la caratteristica del filtro di serie. Ovviamente aspirando anche di più, vedete che il filtro di serie ha una trama di spugna molto ma molto fine, mentre nel filtro d'aria Racing della Dural Blue, che comunque è sempre un bicomponente, c'è cioè la parte interna gialla che è un attimino più filtrante, la parte esterna blu che sgrossa dalle parti pesanti delle impurità della Dura Blue, che dovrebbe essere il miglior filtro dell'aria in spugna in commercio. Noi montiamo questo prodotto richiedibile tramite la squadra corse quaddisti.it. Quindi smontiamo, togliamo la calza esterna, togliamo il filtro dell'aria, il coperchietto lo mettiamo via, lo mettiamo lì tra le cose vecchie del trito e ci predisponiamo per il montaggio del filtro dell'aria della Dura Blue. La parte interna ci calziamo sopra filtro, ci predisponiamo una rondella del 24. Una rondella con un foro del 6, S6 vuol dire M6, gli mettiamo una rondella da 24, mettiamo sulla ranellina autobloccante, il suo bulloncino, pam, il tutto è fissato. Il filtro dell'aria che vi forniremo, se lo richiedete, è un attimino più grande dell'alloggiamento che vedete in plastica, per cui non, per favore, non spingetelo all'interno dell'alloggiamento perché creereste un buco dal quale potrebbe passare l'aria. Lasciatelo tranquillamente così, non passa aria ed è tutto perfetto, funziona perfettamente. A questo punto, ovviamente anche col filtro dell'aria di serie, prodotti per la pulizia e la manutenzione del filtro.
Non usate mai benzina, la benzina distrugge la spugna e l'asciuga e quindi il filtro non filtra più la polvere. Quindi i filter clean della Ipona, confezione da 5 litri, ve la consigliamo, vi dura una vita. In alternativa usate tranquillamente il gasolio, non è proprio adatto, ma comunque grossi danni non li fa. Mi raccomando, non usate la benzina. E poi, una volta pulito e asciugato, lavato, avete due possibilità, una abbastanza costosicchia, però molto comoda, cioè il filter Holley Racing Ipona, grasso spray da spruzzare sul filtro per aumentarne le capacità di filtraggio della polvere sottili, e liquid filter oil dell'Ipona. Il prodotto è praticamente lo stesso, la differenza è che nel liquid filter oil è in forma liquida, quindi se dovete pulire più filtri può essere più comodo. Air filter oil è in forma spray e la confeziona comunque un grosso impatto economico, quindi costa 4-5 euro in più. Sinceramente, il prodotto è lo stesso, il prodotto spray è molto ma molto più comodo perché lo spruzzate senza esagerare e poi lui asciugando diventa filamentoso, mentre il filter oil dovete versarlo sul filtro, strizzare il filtro, recuperare il prodotto in eccesso che strizzando il filtro riesce, quindi risalvarlo nella sua confezione e come col filter oil lasciare asciugare il filtro. Ovviamente il liquid filter oil avrà la caratteristica di distribuirsi omogeneamente anche nelle parti interne del filtro, mentre là il filter oil racing fermerà la sabbia solo nella parte esterna, quindi diciamo che se un utente deve affrontare gare su sabbia dove è importante che vi sia un filtraggio perfetto della sabbia che magari è anche sottile, conviene sicuramente usare il liquid filter oil, filtra maggiormente. Per un utilizzo normale, per un utente normale, la comodità dello spray è sicuramente superiore. Vi ricordiamo che comunque lo spray può essere dato anche internamente, ma certo non riesce a penetrare all'interno del filtro dell'aria. Attrezzi per eseguire tutto. Ciao, c'è chi? Cacciavitone piatto in caso di fascetta piatta, cacciavitone a croce in caso di fascetta croce. Signori, dal Fero, qua di sti.it, è tutto per l'upgrade al filtro dell'aria del vostro Triton. Un saluto.